Luca Monteforte 1-1 sul campo del Borgo Sesia, una partita dove siete andati sotto e che avete racciuffato, direi un punto comunque positivo anche perché continua la striscia dei quattro risultati dopo una partenza problematica. Sì, no, un punto che accettiamo, ma un po' di rimpianti in questa partita perché secondo me abbiamo giocato molto bene a calcio. Forse ci è mancato un po' di lucidità, è la terza partita in questa settimana, qualche ragazzo era un po' più stanco. Ma abbiamo costruito, siamo venuti qua a giocare, abbiamo avuto tante occasioni. Il primo tempo dovevamo essere in vantaggio per le occasioni create, però poi si va sotto, grande reazione dei ragazzi, grande voglia, anche se eravamo un po' stanchi, meritatissimo pari, un po' stretto, ma va bene così. Avete preso gol su un infortunio difensivo, sì, quindi non avete nemmeno poi subito tantissimo, il portiere ha fatto ordinaria amministrazione, poco più. Le palle importanti le abbiamo avute noi. Quella è una palla che dobbiamo difendere meglio prima del cross, poi quando arriva la palla forte in mezzo dentro è capitato di fare un autogol, ma secondo me l'errore è un po' prima, quando diamo questo campo al terzino destro del Borgo Sesia viene a mettere questa palla dentro forte. Però, ripeto, in una settimana così impegnativa, così tosta, così importante, abbiamo dato continuità e accettiamo il pari con un po' di rimpianti, ma va accettato. Fra le notti positive metterei anche che da martedì tornate a casa con un campo nuovo e tornate a giocare a Ligorna. Mi viene da dire finalmente, abbiamo sofferto tanto, anche la società ha fatto tutto quello che ha potuto, però avevamo delle grandissime difficoltà, non abbiamo mai fatto un alibi, ora torniamo sul nostro campo, ci vorrà un po' di tempo per l'adattamento, è un campo nuovissimo, però noi siamo felicissimi e siamo convinti che fra molto poco sarà di nuovo la nostra grande forza.